La guerra è appena smessa. Come di? Che è ferita la contessa. Io te ricordo con mare nunziata che te cantavo sotto il tuo barcone. Quando mi arrivò in testa una secchiata che mi ce fracicai tutto il groppone. Ardo Fabrizi muoveva i primi passi. Dighe. La strada è lunga, è meglio ammettere sassiti. Renato Nascer era ragazzino e già era piccolo e cantava è arrivata la Befana, ma ha portato del carbone perché dicono che sono tanto cattivo. Io sono come il lucciolo e sui peccati sdrucciolo e mi finge da bebè tutte le donne. Dove sta Zazà? Programma cult del palinsesto Rai di quegli anni in cui faceva il suo ingresso in TV come autore. Quante volte il professor Broccoli, che è qui con me, ha sottolineato l'importanza dell'autore televisivo, anche perché un autore può rendere grande una trasmissione, cosa che lui ha fatto ai tempi. È arrivato qui sul nostro divano, così catapultato, Pierfrancesco Pingitore. Buon pomeriggio. Grazie. Io sono venuto soprattutto per darle questa rosa. Ma io la ringrazio. Io posso anche andarmene adesso che glielo do. Mamma mia. E scusate, accanto a lui c'è Martufello. Martufello, tu così a mani vuote a questo punto ti direi. Ti potrei recitare una poesia. E facciamolo. Ti vuoi alzare in piedi? Mi devo alzare in piedi? Cosa vogliamo fare, Martufello? Dimmi. Se avessi una penna d'oro, scriverei che sei un tesoro. Ma questa è quella che mi hai detto. Beh, te la dico pure, non lo dici. E lo dici? Se avessi una penna d'argento, scriverei che sei un portento. Ma siccome la mia penna è di plastica, scrivo solo che sei fantastica. Ma che bravo! Bravo, Martino! Mo mi sto zitto, non parlo più perché sento quello che dice Pingitore e fra 70 anni ritorno e le dico le stesse cose. Chissà chi trovi però, Martufello, te lo a dico. Te, sicuramente. Certo, a te sicuramente. Certo, certo. Allora, dimmi, un cara. Grande successo dove sta Zazà. Chi ti chiama? Sì. Come, cosa succede? Ma, ci chiamò la Rai. È scontato, no? Cioè, ci chiamò Antonello Falqui. Beh, che è stato un grande regista. Antonello Falqui e Giovanni Salvi e poi insomma Mimma Gaspari si devono fare, e cioè volevano fare una trasmissione con Gabriella Ferri. Gabriella Ferri era, diciamo, un po' la nostra stella, la stella di 7 anni del Bagaglino nella cantina di Via della Campanella. Poi noi andammo al Salone Margherita, lei fece una tournée trionfale in Sud America. Questo trionfo si riverberò in Italia, perché in Italia aspettano sempre che ti scoprano gli altri prima di scoprirti loro. E allora a quel punto la Rai decise che bisognava fare una serie con Gabriella e si rivolsero a noi, a me, a Castellacci e a me, per i testi, per lo spettacolo. Beh, non avete avuto nessun dubbio, avete subito accettato. Sì, certo. Certo. Certo che accettammo subito, però gli proponemmo una condizione precisa. Cioè quale? Noi facciamo lo spettacolo, però portiamo tutti i nostri e anche i nostri modi di esprimerci. Avete imposto il vostro lavoro. Beh, legittimo. Più che imposto, proposto. Beh, insomma, e loro l'hanno accettato. È stato accettato? È stato accettato. E allora possiamo rivedere, scusate, gli altri duetti di Gabriella Ferri, visto che appunto, come lui ha sottolineato, era la loro stella. Tutta! Se la me la ce levate nennello contenta fa quella che fa. Se la me la ce levate nennello contenta fa quella che fa. Si è benedetta mamma da quando sei marito. Si è benedetta mamma da quando sei vice te. Il pericolo numero uno, la donna. Fatto. L'incantesimo numero uno, la donna, ma ci so comprato il cappotto. Chi gliene vindo da quell'incanto?
canto, sospira mentre soffre e canto. Che ci vuoi fare? Sta morta da romper grugno. Siamo nati per amarmi. Sembra un armadio. Me pari in ambulanza quando so. E così è l'amore che viene va, gioia e dolore sempre ci dà. Così è l'amore che viene va. E il 3 aprile del 2004 Gabriella Ferri si tolse la vita. Sì. A me ha sempre molto colpito perché in tutte le trasmissioni di poi che ho condotto c'è stato sempre un grande omaggio a lei. Io ero più ragazzina, l'avevo certo. notata e conosciuta con le buone domeniche di Costanzo. E mi sono sempre chiesta, questa donna così amata da tutti voi. Certo, ma da tutto il pubblico anche. Ma anche da tutti voi, quindi non era un'artista amata dal pubblico e non dagli addetti ai lavori. No, anzi. Ecco, eppure lei... Ma lei è riuscita a sopravvivere al male di vivere. Sai, purtroppo quando ce l'hai dentro è difficile proprio buttarlo fuori. Lei ha avuto tutte le occasioni, tutte le opportunità e al tempo stesso non ha mai saputo tirarsi fuori, ma non da un ambiente o da... proprio tirarsi fuori da questo suo male di vivere, di questo suo irrisolto interiore che l'ha condannata. Pazzesco. Tante volte. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Ecco. Beh, Filomena ci ha cantato per sempre la sigla di chiusura dove sta Zazà e poi sì. Nel 1975 arriva un altro programma che ha lasciato il segno nella nostra televisione con Mazza Bubù, con Gabriella Ferri. Allora, ancora una volta, protagonista femminile e vorrei... appunto in chiusura un commento proprio su questo programma, visto che insomma, come dire, maestro. Mazza Bubù. Ma Mazza Bubù è un po' la continuazione di Dove sta Zazà. Lo vogliamo vedere? Certo. Mazza Bubù, Mazza Bubù. Mazza Bubù, Mazza Bubù. C'era la morta e non c'è stato. Facendo il giro da Sicilia, no? Strano cannoni. Che gli altri sono già arrivati, Fuvi curioso in giro. Che curioso in Sicilia è meglio che non lo sei, Che t'ha già di chi? È pieno di gente che sta qui al bar, beve, non fa niente dalla mattina alla sera. Sti vitelloni per di giorno. Senza arte né parte, ma. Ma perché tu c'hai arte? No, ma tengo parte. Che parte? Parte dei soldi di papà. Cameriere, quando è il conto? 120 lire. 120 lire? Ma come ieri abbiamo pagato 110? Ma è una schifezza, fra 20 anni quando ci farete pagare? 1 milione ci farete pagare! Schifo. Andiamo via senza pagare! Pagare, antipatriotti! Non paghiamo, viva l'Italia! Mazza che roba! Mazza bubù! Scusate, prima di tutto, che significa Mazza Bubù? Che significa? Mazza Bubù è un giochetto che fanno i bambini a Roma. Mazza Bubù, quante corna sta qua su? Questo è quello che dicono i ragazzini. Uno si accuccia, gli altri... lui deve indovinare quante corna gli mettono su. È una fesseria, insomma. Però ci venne in mente questo Mazza Bubù, così come Dove sta Zazà. Zazà
era una canzoncina dell'immediato dopoguerra italiano e napoletano in particolare, molto, molto effimera, molto, che diventa nella bocca e nell'interpretazione di Gabriella quasi una canzone espressionista, perché la carica di significati e anche di modi di cantare che sono molto ma molto più avanti, se così si può dire, e comunque diversi dall'originale. E restando sempre in ambito femminile, negli anni Ottanta arrivano le prime donne. Pamela Prati, poi la Prati va via, va a Mediaset, arriva Valeria Marini. E a proposito di Valeria Marini, sì, che proprio è in adorazione di Pingitore. Ah sì? Sì, sempre, sempre. La sorprende questa cosa? Mi prende in giro? No, ma è per modestia. Martufello, ti guardo, non ha parlato di te Valeria Marini, eh? Lo so, perché parliamo tutti i giorni così, in privato, quindi. In privato? In pubblico non parlo. Avete avuto un flirt? Ma quando mai? Ma non c'è cascata mai. Ma mica solo lei, nessuna. Quando, la gente, quando la gente mi dice, tutte quelle donne, ma una non è caduta mai. Mi dice non è te. Gentiluomo ah, di vai. Campagna. Ma dove vai, Martufello? Sì, ma dove vai, faccia ridere. Ma in infatti, tutto questo, scusate, Valeria Marini, guardate dove sta, perché comincia salutandomi, arrivando poi a Nenni Pingitore. Happy New Year, Caterina, un mondo di auguri stellari per tutti. Allora, come vedete sono fuori Italia, però voglio mandare questo video messaggio perché oggi, che è un giorno così importante per la televisione italiana, un compleanno importante, viene celebrato uno dei più grandi autori, registi, Nenni Pingitore. Nini, ti auguro un anno stellare di ritorno in televisione col tuo spettacolo. Tu hai portato un genere unico di grande successo che ancora oggi la gente vuole vedere. E il Bagaglino, come tutti sanno, qui io sono stata protagonista con grande successo. Ho avuto anche la fortuna di lavorare col grande Mac Buongiorno e il grande Piero Chiambretti a fare il Sanremo, che oggi vanta ancora essere uno dei Sanremi di più grande successo d'ascolti. Allora, per un anno stellare per tutti, un mondo di auguri e baci stellari. Ciao Caterina. Mi è costato una collana di brillanti. Ah, c'è il trucco. Attenzione, fatemi vedere questa foto, ti prego. Regista, Fabrizio, mettila accanto a Pingitore, perché è una delle rare foto di lui senza cappello. Perché noi ci siamo sempre chiesti, ma questo cappello è al trucco? Tra una poesia di Martufello e un eyeliner, Fabrizio D'Alessio ha pensato questo. Prego, Fabrizio. Maestro, volevamo omaggiarla con un meme. E il meme all'incirca è questo. Il meme, aspetta, spegniamo Martufello. Oh, oh. Ah, Maurizio, lo sa cos'è, Martufello non lo sa cos'è. Parla un meme in dialetto. Allora, il meme è quando prendi una foto e scrivi delle cose sopra per specificare quella foto. Per ridere. Quindi, per ridere, certo, per ridere. E noi l'abbiamo composta e abbiamo creato questo. Quando scopri che il maestro Pingitore è l'Indiana Jones italiano, perché avete lo stesso identico cappello, maestro. Abbiamo scoperto che il cappello è uguale. Ma gliel'ho prestato. Esatto, io. Avevo pensato. Avevo ma pensato. Non so, l'ultimo gli è rimasto perché tutti gli altri li ho rubati io. Ce l'ho tutti io, l'unico. A casa c'è una collezione di cappelli. Non se lo toglie, non se lo toglie, perché c'è pure una voce. Se ne frega, capito? Allora, intanto vi volevo ringraziare e vi vorrei di nuovo, perché so che Pingitore sta scrivendo una commedia. Ha scritto già. Ha già scritto? I due cialtroni. Che faremo con Marco Simeoli alla Sala Umberto dal 2 al 12 maggio. Ma scusa, allora, Pingitore corregge Martufello, no, veramente lui ha detto meraviglioso. Agosto. Ma ha detto agosto, io devo di maggio. Ma è maggio o gennaio? Maggio, 2 maggio, 12 maggio alla Sala Umberto. Allora. Il 27 febbraio quando sono al Teatro Tirso. Noi siamo sempre io. A tua disposizione. Ma che carino, grazie, grazie davvero, grazie. Allora, noi ci vediamo tra 60 secondi, continuiamo a festeggiare la RAI, lo facciamo con tre attori, con Giorgio Lupano, Attilio Fontana e Gabriele Pignotta, che sono praticamente a teatro e sono diventati tre mammi. Caro professor Broccoli, le insegneremo qualcosa, noi e lei, dopo 60 secondi. No, capisce? No. Grazie, grazie ancora di essere venuti, grazie.